biologiche, il bisogno di salute aumenta. Sì, perché in modo anche più capillare, e se sei sul territorio, se in modo capillare si riesce a coinvolgere anche la gente, quella meno incline alla prevenzione, e quella che ha anche problemi economici. Esatto, ma poi sono anche problemi dal punto di vista proprio dell'istituzione, si sposano due fattori che sono entro certi limiti quasi divergenti, ma che poi si autoalimentano, perché da un lato abbiamo una popolazione che invecchia e quindi è più soggetta alle patologie. Dall'altra parte l'innovazione sia tecnologica, diagnostica, farmacologica, la ricerca, ci aumenta l'aspettativa di vita. Viviamo di più, fortunatamente. Siamo live. Però questo vuol dire che il sistema in cui operare diventa sempre più complesso. Salutiamo che siamo andati online in questo momento, quindi pian piano le persone si... Siamo online anche su Facebook, quindi tra un po' scopriremo se qualcuno ha avuto i 7 minuti di pazienza di aspettare che iniziassimo, perché lo sapete che il web richiede puntualità, perché mentre siamo disposti nella vita ad aspettare 7 minuti, 7 minuti davanti a uno schermo sono veramente un'eternità. Quindi ci scusiamo per questo ritardo con quelli che hanno avuto la pazienza, ma intanto lo dico per le persone che si stanno collegando, e così perdiamo questo minuto di tempo in cui le persone si collegano. Noi abbiamo dei social con tantissime persone iscritte, quindi postiamo immediatamente l'inizio delle attività e poi postiamo su Twitter, su Facebook e su Instagram man mano che facciamo gli interventi, man mano che si sviluppano le discussioni. E questo è un fenomeno virtuoso che alimenta i nostri social e quindi alimenta magari anche la diretta. Allora, Gallo arriva, poi io inizierei perché ha sbagliato sede, è andato dove ieri abbiamo organizzato un evento, quindi anche colpa nostra che lo depistiamo con un evento al giorno. Che... A Milano? Ecco appunto, è un evento al giorno, toglie il medico di torno. E quindi eccola qua, invece Laura Valle, il nostro capo dell'ufficio stampa, nonché il direttore della nostra rivista, di cui hai almeno un numero da far vedere. No, rivista che vi chiediamo di comprare tutti in edicola, il numero attuale è in edicola, ma non vorrete spendere 2 euro due volte, quindi il 21 esce il nuovo numero in edicola. Sì, salute e innovazione, mondo sanità, sì, salute e innovazione. Allora, nel frattempo abbiamo cominciato a collegarci, inizierei i lavori di questo tavolo che abbiamo chiamato Oncologia in Concreto. È il primo, io sono piemontese, sono presidente di un'associazione piemontese, quindi ci tenevo a iniziare dalla mia regione, e noi vorremmo che le belle cose utili che ci diciamo all'interno dei nostri molti seminari potessero arrivare sui tavoli dei decisori con celerità e semplicità. Abbiamo le associazioni presenti, abbiamo Europa Donna Italia, abbiamo la LILT, la stessa Motore Sanità, un'associazione, Prevenzione Tumore, un'altra associazione. Noi associazioni ci teniamo ad aiutare le persone che sono ammalate o che si ammalano ad avere il percorso di cura più semplice e più efficace possibile. Per riuscire ad ottenerlo dobbiamo essere informati, e quindi diciamo Oncologia in Concreto vuole essere proprio un tavolo aperto con voi. Non ha niente a che vedere col partito cui appartenete, virgolette, se governate siamo più contenti, ma che siate gialli, verdi, rossi o blu, perché possiamo camminare sulle gambe di chi governa con più facilità. Quindi noi vogliamo avervi tutti intorno, perché quello che vi diciamo non ha colore. Vi riassumiamo, magari chiedo a Loredana di riassumere quello che ci siamo detti stamattina riguardo a HER2+, cioè a questa mutazione che hanno moltissime donne. Partiamo di qui, e questo può essere un paradigma delle difficoltà che hanno tutte le persone che si ammalano di tumore. Valerio, vuoi aggiungere qualche cosa? No, dico proprio che... è un po' come quello che stavo già dicendo prima, no? Che la complessità dei sistemi sanitari è in crescita, c'è niente da fare. E l'unico modo per affrontarli è avere delle finestre di dialogo. Perché se non si conoscono in modo concreto i bisogni dei pazienti, le necessità delle strutture,
anche le difficoltà organizzative, non c'è un'area di soluzione. Non si riesce a trovare una soluzione, eppure la dobbiamo trovare questa soluzione, perché voglio dire, il bisogno di salute, come dicevo prima, aumenta, la popolazione è destinata a invecchiare, fortunatamente, arrivano nuovi farmaci, danno nuove aspettative di vita, bisogna che ci siano dei momenti in cui domanda e offerta si incontrino. E bisogna parlare su quello che possiamo fare concretamente. Il titolo Oncologia in concreto mi pare abbia azzeccato veramente. Beh, ragazzi, quello che bisogna fare. Il PNR è un'enorme, esatto, opportunità, però come sempre le grandi opportunità hanno dei rischi. Hanno dei rischi di buttarsi in iniziative che non hanno futuro, che moriranno dopo poco, e quindi che comunque dovremmo pagare, il che vuol dire che dobbiamo per tanti anni avere la coesione di prendere e di decidere una strada, di essere tutti ben informati e presa la decisione di fare quello che abbiamo deciso di fare. E Motore Sanità, in questo io ringrazio proprio Giulia, perché può essere un grande catalizzatore. E far incontrare le persone a parlare è importante. Anche perché, prego cara, tu sei bella... calda. Esatto. No, questa mattina è stata una mattinata veramente interessante e intensa, dove c'è stato un confronto costruttivo con diversi interlocutori, e quindi anche un ringraziamento a Motore Sanità per averci dato anche questa possibilità, perché nel corso di questi ultimi 2 anni tante iniziative da remoto sicuramente hanno mantenuto vivo l'interesse, però hanno fatto perdere quel confronto costruttivo vis-à-vis e in questi tavoli di lavoro che sono sempre foriere poi di soluzioni molto più concrete. E quindi per venire al progetto di oncologia nel concreto, perché noi abbiamo tantissimi magari documenti anche legislativi, piuttosto che sia di carattere nazionale che di carattere regionale, dove tutto viene descritto minuziosamente e sembra un mondo perfetto, dopodiché vai nella realtà, nel concreto, e non succede un niente. Troppe volte sono in situazioni non ottimali. Stamattina abbiamo concentrato l'attenzione su quello che è l'innovazione terapeutica, quindi le nuove terapie, quelle che sono già arrivate o quelle che devono arrivare, che poi rispetto magari ad altre nazioni arrivano più in ritardo in Italia per un processo approvativo e decisorio un attimino più complesso rispetto ad altre realtà, e intanto le pazienti, perché il tumore al seno metastatico si muore, e quindi questo non possiamo dimenticarlo, e queste terapie devono essere rese disponibili per tutte le pazienti elegibili a quella terapia nel più breve tempo possibile. Ovviamente però tante volte possono comportare anche una modifica del percorso, ma della strutturazione proprio di tutto quello che una donna deve andare a fare quando affronta una certa fase di malattia. Le istituzioni, le strutture sanitarie poi devono essere anche pronte a diventare concave e convesse a seconda della situazione che le pazienti possono andare ad affrontare, perché come diceva appunto bene Giulia, nel concreto le problematiche ci sono e le istituzioni devono essere più facilmente al fianco di chi deve affrontare queste patologie, alleggerendole magari di tutte quelle situazioni di carattere amministrativo, burocratiche, che invece si trovano tante volte ad affrontare. Avere una diagnosi di cancro, e nel caso di Europa Donna Italia di cancro al seno, deve necessariamente affrontare e accettare questa diagnosi, un percorso terapeutico
tante volte impattante sulla qualità di vita, sulla famiglia, sul lavoro e proprio nel proprio contesto sociale, alleggeriamo il carico burocratico-amministrativo della donna e soprattutto rendiamole disponibili quelle terapie che vanno a concentrarsi, oltre a magari trovare non una guarigione, perché nel caso di tumore al seno metastatico in questo momento storico non è ancora il tempo, ma a una cronicizzazione di una malattia che modifica completamente il proprio status psicologico lavorativo. Io in quest'ultimo periodo, siccome stavo organizzando tutta una serie di progettualità dedicate al tumore al seno metastatico, perché adesso il 13 ottobre c'è la seconda giornata nazionale dedicata al tumore al seno metastatico, ho sentito tantissime signore, tantissime pazienti che più che della malattia sono preoccupate di tutte le questioni, la 104, l'invalidità. Io ieri ho parlato con una signora, tumore al seno metastatico avanzato, e mi ha detto: io vado a revisione ogni 6 mesi. Sono rimasta basita, letteralmente, 6 mesi. Ma no, lei non guarirà mai. Perché rifare una revisione per l'invalidità e poi per avere la 104? La signora del Veneto, per avere la 104 fa... E le manca un pezzo dello sterno, una situazione fisica allucinante, però tonica, forte, strong, ma preso il cuore, e lei va a revisione ogni 6 mesi. Mi sono cascate le braccia, non ci posso credere. Eppure questo, e per lei affrontare queste cose, quindi l'oncologia in concreto, per noi, è anche questo. Allora, grazie Loredana, ti lascio subito la parola. Volevo solo dire che noi partiamo di qua perché vorremmo proprio avere un dialogo aperto con voi, con chi è sensibile a queste tematiche e appunto, indipendentemente dal colore politico, ci abbiamo tenuto che fosse di colori politici molto diversi perché a noi importa che le donne possano avere un'aspettativa di vita migliore e più lunga, ci importa che le cose riusciamo a farle succedere e quindi... diciamo così, ci piaceva oggi partire proprio con il Piemonte, faremo un comunicato stampa in tal senso per avere un percorso predefinito nel quale noi vi portiamo quello che realizziamo nel corso dei mesi, quello che scopriamo esistere nel corso dei mesi. Stamattina è stato molto, molto bello l'incontro che abbiamo fatto perché una donna su due che ha il tumore al seno, una donna su due può avere un giovamento straordinario per il prosieguo della sua vita con questo nuovo farmaco indicibile come nome. Sì, nel senso, non sono in grado di ripeterlo. Ruxtecan. Vabbè, comunque quella roba lì. Quella roba lì. Tanto l'efficacia non è. Estremamente efficace. Però, ci dicevano gli oncologi dell'IOM che quando hanno avuto, mi ha commosso molto, quando hanno avuto l'esito del primo studio che hanno chiamato Destiny, che già questo è, si sono alzati in piedi tutti e hanno fatto la standing ovation gli oncologi, perché le donne col tumore al seno metastatico vivono, ci hanno proprio fatto vedere la linea, la curva, muoiono tutte e invece vivono tutte. E il farmaco, l'Italia è molto lenta, lo sta ammettendo molto lentamente, abbiamo portato qui la Lombardia stamattina a raccontarci quello che stanno facendo loro, l'Emilia Romagna è un'altra regione, Campania, e la Campania, ma all'interno magari di... del Pascal. Stanno facendo una cosa che vi chiediamo, stanno facendo di questo, stanno utilizzando dei fondi regionali propri per consentire alle donne che sono R più positive sono metastatica, nel fornodo di metastatici alla diagnosi, di utilizzare in prima linea come neoadiuvante, cioè utilizzandola prima dell'intervento chirurgico, questo farmaco. E l'AIFA è lentissima nell'ammetterlo, mentre invece già succede che lo utilizzano con grande con regolarità totale la Spagna, la Francia, la Germania, c'è solo la Grecia che non lo utilizza. Siccome da questo dipende far vivere delle persone o non farle vivere,
ci siamo sentiti di portarvi questa richiesta, perché il fattore tempo ha un significato e può capitare a noi e alle nostre mamme. Noi storicamente l'Italia ha un delay, un ritardo di 12-15 mesi rispetto alle altre nazioni nell'iter approvativo interno, perché AIFA ha una sua complessità. Io, e quindi questo è un punto di partenza non però indifferente, non perché ci sono alcune patologie che non hanno questo tempo. Quando dico patologie dico persone. L'altra cosa che volevo un attimo giusto dimensionare, perché poi sicuramente le colleghe della LIT e di Europa Donna mi possono aiutare, ma di quanto stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Allora, noi abbiamo un'incidenza di tumore mammario che sarà su 60.000 pazienti all'anno nuovi in Italia. 55.000. Donna parla di 55.000. Esatto, ma io dico 60.000 perché mi viene più comodo per farlo. Il Piemonte ha un assorbimento attorno all'8%, vuol dire che in Piemonte ogni anno circa 5.000 donne si ammalano di un tumore al seno. 5.000 donne? Il che vuol dire 5.000 famiglie? In comune vuol dire. Il che vuol dire che quando uno teoricamente parla del tumore al seno, lo sente emotivamente solo se ha colpito un tuo parente, una tua amica. In realtà i numeri ci danno un'altra dimensione della fotografia. Per cui prendere in carico certe situazioni, farle proprie, portare voce è importante. Allora, continuiamo col conto. Scusate, continuiamo col conto che sono pronta perché abbiamo fatto stamattina. Allora, di questo. Grazie. Queste 5.000 donne. 2.500 sono HER2 positive. Di queste, diciamo, 700 hanno già i linfonodi interessati, un terzo, cosa dici? Sì, più o meno sì. 700 donne dovrebbero avere questo tipo di farmaco prima di essere operate e avrebbero un'aspettativa di vita senza malattia, ma maggiore, non sappiamo quanto perché arriviamo ora, ma pazzescamente maggiore. 700 donne, 700 famiglie. Io vi dico qual è la differenza terapeutica in termini di costo, perché abbiamo fatto il conto stamattina: 11.000 euro a donna. E 11.000 euro a donna, facciamoci il conto, è una cifra grande ma non impossibile, non le intercetteremo tutte, e soprattutto sono donne che probabilmente non avranno metastasi, probabilmente continueranno a lavorare, probabilmente non dovremo più operarle una seconda, terza volta, probabilmente ci risparmiamo milioni di euro. Quindi questo è solo un esempio, è l'esempio che abbiamo trattato stamattina in questa sala, volevamo partire di qua. E poi, siccome la vita è fatta di passi uno dopo l'altro, ci diamo i compiti uno per volta. Oggi ci occupiamo delle donne, non vogliatecene, un'altra volta ci occuperemo magari di malattie ematologiche, e se ogni volta riusciamo a portare in un consiglio regionale un passo avanti per una categoria di persone ammalate, io non so se ci sarà il paradiso e l'inferno, ma ci guadagniamo un pezzetto del paradiso indipendentemente da quale partito apparteniamo. Questa è un po' la nostra motivazione, l'unica motivazione che abbiamo. Sì. Poi io... Cancro non ha colore. No. Poi penso che sia molto importante che proprio la parte istituzionale, io adesso immagino che lei sia il dottor Gallo, Raffaele. Sì. Beh, l'unico maschio. Io. E poi Sara. Ecco, io sono certo che non è facile anche per voi portare alcuni messaggi. Vi chiediamo tanto, però penso sia molto molto importante che le persone siano a bordo, no, di quello che sta avvenendo fuori. Perché se non hai una soluzione, non hai la soluzione, ma se hai la soluzione, penso sia un dovere veramente importante trovare le possibili vie per poterla applicare. Beh, abbiamo fatto abbastanza molestation, corretto? Va bene. Vi abbiamo fatto molestation, adesso parlate voi, noi non parliamo più. Basta. Posso sfatare un mito prima di lasciare? Il mito che alle volte i partiti di diverso colore politico non si possono mettere d'accordo su una cosa che fa bene ai cittadini.
siccome così a ragionare è capitato su alcuni temi, su molti altri siamo divisi, però su alcuni temi, però su alcuni temi è capitato, e su alcuni temi che toccano la vita delle persone in altri ambiti, ma anche in ambito sanitario, è capitato sicuramente anche su questo, approfondendo, penso ci siano diversità di punti di vista rispetto al fatto di avvicinare e di aiutare una regione a introdurre, sperimentare e far avviare un percorso in questo senso. E su molte altre cose la politica limita. E magari si parla magari su, però, confrontano i materiali. Però su, questo consiglio regionale ha dimostrato che sono molti temi. Assolutamente, soprattutto in materia sanitaria. Infatti lì penso, citi, correggimi se sbaglio Raffaele, la legge sui disturbi alimentari che abbiamo approvato un mese e mezzo, due mesi fa, partiva da 4 proposte di legge, 2 di impulso della maggioranza, di cui una era mia prima firma, 2 di impulso di colleghi di minoranza, di cui un collega proprio di Raffaele. Abbiamo scelto, proprio per non vanificare l'impulso legislativo così frammentato, ma per unire gli intenti e soprattutto per portare a casa per il Piemonte e i piemontesi una legge non solo di respiro ampio a livello politico, ma molto dettagliata e soprattutto molto attenzionata nelle scelte che abbiamo fatto anche all'interno dei vari articoli. Abbiamo fatto un bellissimo gruppo di lavoro che è durato comunque diverse settimane, se non diversi mesi, e che ha portato poi all'approvazione di questa legge all'unanimità in aula. Quindi Raffaele ha fatto benissimo a citare questo esempio, perché laddove c'è la giusta sensibilità e la giusta attenzione, perché possiamo essere divisi ovviamente nell'approccio magari che vogliamo offrire verso un determinato problema, ma il vedere il problema e il raggiungere l'obiettivo per risolverlo, su quello cioè, ci unisce tutti quanti, e possiamo essere diversi sulla strada per arrivare alla risoluzione di quel problema. Ma in materia sanitaria quello che ci unisce fortunatamente è proprio la sensibilità nei confronti dell'approccio. Poi c'è sempre il politico più o meno sensibile. E dico sempre, se un politico di qualsiasi colore vuole essere un bravo politico, deve essere preparato e sensibile, perché se non ha una giusta sensibilità non ha neanche quel semino che gli consente di prepararsi per arrivare magari a percorrere un cammino anche difficile, come giustamente ha detto il dottore prima, ma che gradualmente porta poi le istituzioni sulla strada della risoluzione del problema o del miglioramento di un determinato servizio. Quindi da quel punto di vista penso di dirlo a nome di tutti i colleghi, siamo assolutamente... È vero, però io purtroppo i capelli grigi. qualche vantaggio lo devo trovare, e ho capito una cosa. Nella mia attività, io ho lavorato tantissimi anni per l'azienda farmaceutica, adesso collaboro con Giulia, che le sensibilità si creano. Quello è vero. Bisogna avere la capacità di parlare alle persone, di far conoscere il problema, di trasformare il problema in emozioni, in persone, in aspettativa di vita, e le sensibilità si creano. Sì, è vero. Benissimo. E il politico, proprio perché ha scelto questa missione di fare il politico, è già una persona che di per sé è sensibile. Altrimenti non si sarebbe caricato un fardello pubblico. Chiaro. Verissimo. Quindi abbiamo spazio. Certo. Dobbiamo crederci. Beh, noi ci crediamo. Dobbiamo individuare la strada. Bravo. Perché non basta essere nei posti apicali di potere. Bravo. Dobbiamo individuare la strada. Così, qua come gli altri problemi ovviamente. Secondo me eventi come questo sono fondamentali, perché ci permettono di entrare in contatto comunque con le realtà, che siano sanitarie, che siano associative, che ci portano comunque un problema e la maggior parte delle volte ci portano anche delle soluzioni. Quindi io penso ben vengano eventi di questo tipo, ma invito chiaramente tutte le realtà qui presenti, non solo, a chiederci eventualmente audizioni in quarta commissione, perché io ritengo che la commissione sanità lavori, ma possa lavorare ancora di più, tant'è che noi forse in minoranza, in continuazione chiediamo audizioni che spesso, anzi quasi sempre, vengono colte da parte della maggioranza, dell'ufficio di presidenza, quindi le realtà vengono audite in commissione lì, anche si crea una sensibilità magari anche tra altri colleghi che fino a quel momento, magari non per ovviamente ignoranza, ma magari non conoscevano... No, per ignoranza è senso buono. Esatto, non conoscevano il problema, ne vengono a conoscenza, insieme alle realtà che l'hanno posto trovano una soluzione per arrivare quanto più possibile alla soluzione del problema. Quindi io penso che sedi come queste, sedi come la quarta commissione del consiglio regionale possano diciamo vedere un ampliamento
dei propri diciamo lavori, no? Per poter affrontare quante più tematiche possibili, anche perché il fattore tempo, come diceva prima il dottore, è essenziale non soltanto nella diciamo rivolto alla patologia tumorale, ma anche in altri ambiti. Se la pandemia diciamo ha aggravato una situazione che già esisteva prima, insomma ora occorre mettere il turbo per poter prendere in carico tutte quelle situazioni che chiaramente ad oggi hanno visto rimandare appunto la presa in carico. Penso a tutti gli screening, alla chiusura magari di ambulatori e di reparti che sono stati convertiti per far spazio all'emergenza coronavirus, anche quella un'emergenza, ma non dimentichiamoci che l'emergenza legata al cancro, che io non chiamerei nemmeno più emergenza, la chiamerei un problema strutturale, perché ormai da anni che vediamo i dati in aumento, anche se deve essere presa in carico quanto più appunto affrontata, soprattutto mettendo a disposizione delle persone i servizi e soprattutto le informazioni, perché c'è da dire che molti cittadini, secondo me, non riescono a recepire le informazioni. In questo le associazioni, io devo fare un plauso perché questa mattina ero presente al tavolo come editrice, ero dietro la porta, ma ho ascoltato tutto, devo dire, sia dietro questa porta che anche l'altra, facevo un po' avanti e indietro perché mi interessavano tutti e due gli eventi in realtà, però poi ho scoperto che c'era la diretta, ho detto meno male, almeno ce la possiamo riguardare dopo. Grazie, che sono tutti che ti dicono, dietro le quinte, grazie. Sì, quindi le orecchie le abbiamo messe, abbiamo preso anche tantissimi appunti, perché le associazioni svolgono un ruolo importantissimo per quanto riguarda l'informazione, che spesso ai cittadini, devo dire, non arriva come dovrebbe, ecco, e su questo la politica ha una responsabilità e secondo me può migliorare quei canali per informare, per far comprendere quanto sia importante ad esempio la prevenzione. Se ne è parlato ampiamente stamattina, prevenire sembra un detto banale, prevenire è meglio che curare, si direbbe potevi dire qualcosa di più scontato, no, non lo è, la prevenzione costa meno, è diciamo di facile accesso se appunto l'informazione arriva e salva la vita, come per esempio si diceva prima il tumore alla mammella, è vero, in alcuni casi crea una cronicità, quindi una presa in carico perenne, però dal tumore al seno si può guarire, e questo lo si può fare se la prevenzione è immediata e se la persona viene appunto presa in carico nell'immediato, ecco. La prevenzione soprattutto in area oncologica penso sia una delle più grandi conquiste degli ultimi 30 anni. Poi a questo si è aggiunto la ricerca, la terapia, la prevenzione è quella che sta sulla scuola. Assolutamente. Il politico dovrebbe fare un switch, perché fin tanto che non riesce a considerare dei LEA, magari delle prestazioni anche genetiche che vadano proprio a reperire determinati geni che poi portano allo sfociare del tumore, anche la mammella, perché esistono questi esami, le regioni sono impiantate, perché o hanno milioni di euro per pagarli extra LEA, oppure non possono fare niente. Infatti quello che noi vi proponevamo è ovviamente extra LEA. È ovviamente extra LEA. Sì. Lo so. Temporaneamente, ovviamente. Ma basterebbe a volte che lo Stato dicesse non ho i soldi per finanziarlo, ve lo riconosco un LEA, se voi regione riuscite a mettere in piedi una pianta di compensazione con altri costi su quella cosa lì, noi inserite. Cioè sta poi, come dire, al genio legislativo della singola regione farlo. Io lo vedo sui tumori come lo vedo in altre cose su cui sto lavorando sempre in materia sanitaria e medica. Se le regioni avessero le mani un po' più slegate e lo Stato riuscisse a creare il cappello dei LEA e dire è un LEA, potete finanziarvelo voi, allora la regione lo trova il metodo per fare dei ragionamenti compensativi, perché un po' come hai detto con l'esempio prima del farmaco, è un esempio che possiamo fare su tantissime altre cose, perché se io vado a lavorare su quella prestazione lì che è un LEA e lo finanzio, però magari spendo meno di sala operatoria, spendo meno di tutto, quindi io quel costo non solo lo diminuisco, lo abbatto, anzi vado addirittura in risparmio. Quindi se lo Stato, chiunque andrà a governare negli anni, non riesce a capire questo, cioè non riesce ad avere questo coraggio politico, noi regioni siamo impiantate, possiamo essere più bravi legislatori del mondo, ma abbiamo le mani legate, quindi... Sì, è una situazione un po' strana quella, non siamo noi che la risolviamo, però è un po' strana. No. È un auspicio che io faccio come loro, come donne e uomini delle istituzioni, perché sarebbe quello che ci farebbe fare la differenza, ma come Stato italiano, perché ci renderebbe molto più all'avanguardia anche a livello sanitario. Quindi. Sara ci renderebbe normali.
Infatti c'è, sarebbe la ci renderebbe normali come gli altri paesi. Poi questi, esatto, poi questi sono scogli che noi tutti nella nostra attività legislativa prendiamo, perché magari presi dall'entusiasmo di lavorare su determinate tematiche scopriamo che ci sono non degli scogli, degli iceberg che basterebbe risolvere a livello nazionale con semplicissime normative. Però forse il nostro regime... Noi ognuno mette il proprio granello e tanto di più non possiamo fare. Noi mettiamo, noi come diciamo, terzo settore mettiamo... Domanda che, se non ho capito male, avete chiesto a Stecco di essere auditi. Sì. In che forma, cioè che tipologia di audizione? Lui mi ha risposto, quando gliel'ho chiesto, fatemi una domanda interassociativa. Giusto. Bellissimo. Vuol dire, no, ma io mi ricordo che a più fermo la richiesta interassociativa la facciamo noi tre, siamo già interassociativa. Siamo già belle che interassociativa. Non ci deve essere un portatore unico di interassociativa, ma dovrebbe essere un'associazione, ma portatori di interessi. Infatti, mi ha detto fatemi la domanda interassociativa e io vi dicevo che organizzazioni associative, eccetera. Io tra l'altro propongo tantissimo, anche quando viene la singola associazione, io propongo veramente tanto di cercare di percorrere la strada dell'audizione, perché quello che viene raccontato a me o a Sara o a Raffaele non ha la stessa valenza di quello che tu racconti nell'aula in sede di quarta commissione o nella commissione di riferimento agli atti verbalizzati, certo. Ma che soprattutto è quel canale che permette a noi di lavorare con le nostre singole abilità, sensibilità al problema. Tra l'altro, mi auguro veramente che si riesca a portare avanti, no, questi incontri. Perché why not? Cosa sta succedendo? Sta succedendo un po' questo, no? Che l'innovazione, la tecnologia, si autoalimenta. Vi porto un esempio banale, no? Abbiamo impiegato 2500 anni per rifare il primo volo, poi in 40 anni siamo andati sulla Luna, 50 anni successivi, e qui è la stessa identica cosa. Io l'avevo già fatta una volta, no, questa audizione, proprio per trasferire al legislatore, all'istituzione, il fatto che siamo veramente sommersi da una tecnologia che arriva, che è veramente disruptiva in alcuni casi. Questa mattina io ho scoperto un mondo. Anche io. Perché io anche noi in 40 anni di lavoro in azienda farmaceutica non ho mai visto uno studio clinico in cui il dato di Kaplan-Meier mi dia un hazard ratio che è la probabilità dello 0,28. Che è la probabilità di? Che non lo so. Che praticamente usando la terapia che hai provato, no, tu hai un beneficio. Cioè 0,28 vuol dire che è certo. È quasi certo. Quando l'oncologa ha detto quando siamo a 0,5, 0,6 siamo già contenti. 0,3 vuol dire che veramente hai scoperto il mondo. E quindi queste cose fanno la differenza, però bisogna creare il contesto in cui se ne possa parlare bene. E l'audizione è un ottimo strumento per poterlo fare. Quello sì. È un ottimo strumento per poterlo fare. Comunicazione. Vuol dire che il Consiglio regionale non è un comparto stanno, no, esattamente. In considerazione soltanto le richieste che possono riguardare la regione, perché... chiaramente bisogna avere un filo diretto con il livello nazionale per poter trasmettere anche problematiche come quelle che avete citato prima. Io mi volevo ricollegare alla questione dei LEA, perché spesso volentieri lo Stato ti dice sì, noi ti finanziamo un livello essenziale di assistenza, ma non ti dice come farlo. E la regione ti ritrova a dover trovare la soluzione per lo Stato. Faccio un esempio che stiamo affrontando in questi mesi, perché ho depositato una proposta di legge per rendere gratuito finalmente il tatuaggio medicale per le donne operate di tumore al seno, e non dico soltanto donne, dico anche uomini, perché prima da sinistra ho sentito una sollecitazione, sì, il tumore alla mammella ci colpisce anche l'1%, esatto. 500 casi quasi l'anno. Nessuno lo sa, e anche per questo ritorno all'importanza dell'informazione. Il problema qual è? Che ci hanno detto noi vi diamo i soldi per finanziare il livello essenziale di assistenza, ma non vi diciamo come farlo. Noi, io insieme ovviamente alla commissaria Zambaia, anche altre colleghe e colleghi che hanno preso a cuore la situazione, abbiamo audito un po' realtà anche sanitarie per farci spiegare appunto quali potrebbero essere le vie migliori, i protocolli migliori per rendere finalmente realtà questo livello essenziale di assistenza, che vede applicazioni in poche regioni tra l'altro, e forse è proprio quello il problema. Se tu Stato mi dici che lo puoi garantire, non mi dici come fare e io mi devo inventare un protocollo, e ogni regione si deve inventare un protocollo,
Intanto avremo protocolli diversi in ogni regione, prese in carico differenti, cioè questo riguarda anche ovviamente altre cose, parlo del tatuaggio medicale ma anche delle cure, protocolli differenti, regioni che lo applicano e regioni che non lo applicano perché magari non ci sono arrivate per tempo, quindi secondo me appunto questo è un ostacolo da superare in molti ambiti, non soltanto nel recepimento dei livelli essenziali di assistenza, altrimenti possiamo anche parlare di extralea, possiamo parlare di altre cose, ma se veramente non riusciamo ad applicare l'ABC perché mancano delle norme precise, perché mancano delle indicazioni precise, insomma, diventa una strada in salita che rallenta ed è il motivo per cui poi non si risolvono i problemi, perché se voi mi dite ma come mai per una cosa di questo tipo sul farmaco ci vanno più mesi per l'approvazione in Italia che non in altri paesi, mi vengono in mente tutti questi problemi, no? Che in realtà portano ad un prolungamento, figuriamoci se per un recepimento di un LEA semplicissimo c'è tutto questo, questa diatriba, per altre cose più complesse quanto tempo ci può volere. E anche qua ritorno al fattore tempo che è essenziale in molte cose. Sì. E su questo zoppichiamo. Anche proprio nell'organizzazione. Esatto. A 360. Allora, noi vi chiediamo, ma vi diamo anche, nel senso che noi come Motore Sanità e poi le associazioni di pazienti siamo anche tutti insieme una potenza comunicativa e quindi siamo anche in grado di fare il contrario, nel senso che se ci sono delle problematiche che è necessario, opportuno portare avanti, noi siamo a disposizione per farlo, anche organizzare a titolo completamente gratuito gli incontri in cui mettiamo insieme i diversi stakeholder, come facciamo abitualmente, quindi noi assolutamente a disposizione a corrente alternata, a doppia mandata. Quindi avete una necessità perché non riuscite a trovare il consenso su qualcosa che sia palesemente di buon senso, noi assolutamente ci siamo per aiutarvi, mi sento di parlare anche per conto delle associazioni, siamo tutti a disposizione per darvi una mano, per arrivare nei tempi più brevi possibili, col maggior consenso possibile sulle tematiche con le persone. Ad esempio, quando si fanno le riforme sanitarie, qualsiasi colore politico ha difficoltà straordinarie, perché punti nascita, piuttosto che cure fatte in un luogo, fatte in un altro. Se il buon senso dice che si nasce meglio, si nasce con più sicurezza, se il punto nascita fa un certo numero di nascite, noi come Motore Sanità siamo assolutamente a disposizione per sostenerlo e per intervistarvi con i nostri mezzi di comunicazione, perché dobbiamo arrivare tutti insieme ad una utilità comune, a un bene comune che forse ci dimentichiamo che esiste, non voi che fate politica, ma il cittadino si dimentica, ma il bene comune. Col bene comune arriviamo tutti a un dare una voce unica di per tutti, e questa voce deve essere ascoltata. Basta la sindrome NIMBY, dalla politica sicuramente, ma anche dalla gente, da tutti quelli che in qualche modo cerchiamo di coinvolgere. È in grado di trovare il modo giusto per organizzare certe cose e soprattutto per rendere la vita semplice, perché ce lo siamo detti anche proprio in sede di audizione della tua DDL, Sara. Già una donna, perché abbiamo menzionato le donne per il tumore alla mammella, quindi riprendo quell'esempio lì, già una donna che scopre di avere un tumore ha la vita distrutta, o comunque l'umore sottoterra. Se più deve farsi, oltre alla via crucis sanitaria, anche la via crucis amministrativa per capire come accedere alle cure, è un disastro. Allora, visto che in altri sistemi siamo una regione più che virtuosa, io vedo perché su questo ambito lavoro parecchio, una donna che scopre di essere incinta va al consultorio, ritira l'agenda di gravidanza dentro tutto, non deve fare niente, deve semplicemente recarsi nell'ambulatorio dal medico, ha già le prestazioni timbrate, fatto. Allora io mi chiedo, ed è un evento bello della vita, negli eventi brutti, a maggior ragione, ci andrebbe la stessa sensibilità. L'agenda di bello sarebbe. Si potrebbe studiare l'agenda oncologica. Ma io penso si possa trovare applicazione poi nelle future case di comunità. Già quando le nostre tre siuni verranno dei fiori all'occhiello, certo, servirebbero delle migliorie anche lì. Ad esempio, un problema che mi segnalano è l'orario ridotto delle sale osatorie. Allora, certo che ci va un anno o n mesi in base con l'intensità del fenomeno per essere operato, ma se si riuscisse a trovare il metodo per aumentare l'orario delle sale operatorie, le chip riescono. D'altra parte a pensate che per avere una mammografia ci vogliono 2 anni a Torino. Cioè questo lo trovo senza trascurare il fatto che abbiamo vissuto 2 anni di Covid, soprattutto allora, il primo anno. Mi permette, il Covid c'è stato. Forse ci sarà ancora, speriamo di no. Speriamo ieri hanno detto che non siamo mai stati così vicini alla fine della pandemia. Bene, io sono capo dell'OMS. Però adesso questo Covid, no, che ha fatto
è stato un flagello, no? Nella nostra società, però adesso tante cose ho paura che vengano un po', come dire, nascoste dietro il problema del Covid. C'è stato il Covid, non abbiamo potuto fare questo, c'è stato il Covid. Allora, il Covid, secondo me, è stata una parentesi, l'abbiamo aperta, speriamo di chiuderla definitivamente, e adesso incominciamo davvero a lavorare. Certo. Cioè non è possibile che c'è stato il Covid, ci sono 2 anni per fare una mammografia. Esatto. Questo secondo me sono cose gravi. Questi sono problemi a monte. Con donne che hanno magari anche una familiarità, quindi che hanno avuto in casa già la mamma, la nonna, sì, che ne so, con problemi oncologici seri al seno. Cioè queste persone devono avere una corsia preferenziale, devono arrivare a fare le visite, no? In tempi veramente brevi. Altra cosa, la parte burocratica. Compilare i moduli. A volte compilare dei moduli per alcune persone è come sostenere un esame in lingua inglese. Ma vogliamo smettere di usare questi moduli tutto in lingua inglese? Ma vogliamo usare una lingua che qualsiasi donna sia in grado di rispondere e non deve avere il figlio vicino, un traduttore, perché non è in grado di rispondere ad alcune domande? Allora, queste sono le cose apparentemente banali, ma questa è la gente. La gente vuole avere un maggiore coccole, una maggiore sicurezza, vuole pensare che se si mette di fronte a un computer è da sola in grado di compilare un modulo e non ha bisogno del traduttore o del figlio che sa l'inglese, lei non lo sa. Quindi, cioè, sono queste le cose pratiche che forse la politica, le istituzioni, gli enti, mettiamoci tutti in mezzo, potrebbero ad un tutti certo insieme, punto chiaro. Aiutare, dico semplicemente aiutare. Una bella semplificazione. Semplificazione. Poi in tutto. Semplificazione. Allora, non abbiamo bisogno di moduli con 65 domande, no, che uno arriva alla fine stremata a mettere le crocette, perché intanto ormai è stremata da rispondere alle domande. Poche domande, cioè ovviamente suggerite da chi è nel campo, da chi lavora, da chi ha competenza, no? Però insomma comprensibili a tutte. Chiaro. Poi un'altra cosa, poi mi taccio, un'altra cosa che penso che sia importante, la LIT su questo si sta adoperando, abbiamo il bonus psicologi, dico bene, sì. Abbiamo anche questo bonus. Ecco, perché non cerchiamo di renderlo più semplice, no? Allora c'è la possibilità di avere uno psicologo che viene praticamente, giusto prendo questa parentesi con l'ordine degli psicologi, per avere dei psicologi che riescano a affiancare, diciamo così, la persona ammalata, che non necessariamente deve essere l'ammalata oncologica al seno, no? Ecco. Però anche questo è un aspetto importante, perché la diagnosi di un tumore, e ve lo dico per una mia esperienza personale, è in grado di sgretolare una famiglia. Cioè, se quella donna, cioè io ho visto donne che sono state, oltre al tumore al seno, sono state lasciate dal marito. Più d'una, non una. Ok, perché erano state deturpate, quindi non erano più donne. Allora, queste cose, questo... Ma tante cose succede. Sì, sì. Ma è vero, è vero. Cioè, allora, su questo ci si può lavorare anche con la presenza di psicologi, psico-oncologi, che aiutino, no? La donna in questo caso, o la famiglia, insomma. Su quello scusami, il fatto di fare il tatuaggio ad esempio piuttosto che è già importante, certo, è già importante, è fondamentale. Il piano oncologico nazionale prevede il supporto psico-oncologico a tappeto, e per dare appunto dei fondi bisogna accedere a dei fondi del PNRR. Lo scrive, c'è scritto proprio chiaramente. Va detto che però in Regione Piemonte c'è già in tantissime realtà un supporto psicologico strutturato, che non è una cosa da poco, perché in tantissime altre regioni la figura dello psico-oncologo è finanziata dalle associazioni di volontari.
volontariato. Uh-huh. In Piemonte questo no, lo psicooncologo è uno strutturato e quindi questo è già un vantaggio. Poi magari non sono il numero sufficiente per la questione delle pazienti che potrebbero avere necessità, però già il fatto che non siano le associazioni di volontariato costrette a finanziare questo tipo di supporto è molto, è già significativo, dà il senso che a livello di istituzione hanno preso in gestione questo problema. Ma adesso non il numero sufficiente. Non il numero poi non è solo l'ammalato, io sto parlando certo, anche per i figli, per la famiglia, però nel PON sono, è prevista in maniera espressa questa disposizione e quindi anche il compito poi delle regioni accedere a tutti questi fondi. Per tornare invece al tema della prevenzione, va anche detto che in Regione Piemonte c'è il programma di screening mammografico organizzato attraverso il progetto Prevenzione Serena, che ha dei buoni riscontri o perlomeno riscontri migliori rispetto ad altre realtà regionali. Io ho conosciuto diverse persone che hanno scoperto poi di avere un tumore. Sì, cioè, se è per quello di medicina, l'apparato genitale, magari però se diciamo che allora le linee guida nazionali prevedono 50-69, in alcune regioni c'è stato l'ampliamento 45-74, ma possono accedere a questi fondi per l'ampliamento della fascia di età target solo nel caso in cui ci siano stati delle buone performance nella fascia 50-69, ma nonostante tutto questo non basta, perché tantissime donne sono fuori da questa fascia di età e se non ci fossero strutture come la LILT, in tanti non potrebbero certo, accedere. O alle associazioni di volontariato, abbiamo visto prima. No, ma non ti ho guardato di brutto. Ma, per esempio, collaboriamo. Rispetto ad altre realtà regionali, perché Europa Donna Italia ha una visione nazionale, rispetto a tante altre realtà regionali, Piemonte non è così malmesso, ma ci sono spazi di miglioramento, ecco questo sicuramente, e noi chiediamo che sia reso obbligatorio il rapporto tra centro di screening e centro di senologia multidisciplinare e quindi creare questo link virtuoso tra queste realtà, perché i centri di prevenzione serena dipendono dalle ASL, mentre poi le altre sono aziende ospedaliere e quindi si creano poi anche delle situazioni non sempre. Tra l'altro il PNR potrebbe essere. Però rispetto ad altre regioni, ecco, c'è un tasso di adesione un po' più elevato rispetto ad alcune regioni del sud, perché comunque tutte le signore in fascia di età target ricevono la. Io adesso vi devo far ridere, ho 52 anni e io non lo ricevo. Non è mai. Lo so che fa ridere, come il ciabattino che va con le scarpe rotte. Io non ho mai ricevuto la lettera a casa. Tutte le volte che non la ricevo mi metto a ridere, nel senso che mai, non l'ho mai ricevuta. Non è che fai magari una mammografia clinica per conto tuo? Sì. E vieni esclusa, perché nel momento in cui fai la mammografia clinica per conto tuo, la regione verifica che hai avuto accesso al servizio e quindi non... No, perché vado in un centro privato non convenzionale. Però questo è una cosa, vado perché cibo. Vuol dire ottimizzare le risorse. Ma io una sicurezza è una cosa, non è... Dall'altra parte però, io penso che sono giovani, quindi... Dall'altra parte la regione deve interrogarsi perché una donna poi decide di rivolgersi al privato. Perché se la lista d'attesa è di 2 anni e io inizio anche a pensare che appunto i tempi di screening devono ridursi necessariamente per via della diffusione, cioè la regione non è che dalla volta dopo non mi deve più mandare la lettera, la regione dovrebbe chiedermi come mai sei andato dal privato a pagamento, perché secondo me ragazzi io ho cambiato residenza, Giulia, lo segnaliamo alla responsabile dello screening mammografico di Torino provincia, la dottoressa Giordano, e Giulia Giordano non ha mai ricevuto la... Ve l'ho detto, la dottoressa Giordano che ovviamente conosco, ma se ne fai ragione, nessuno se ne fa ragione. Sì. E quante sono?
Cioè, voglio dire, noi, c'è ad esempio una mappatura delle breast unit? Ci sarà, ma io non lo so. Io so che c'è una rete, c'è una rete, dovrebbero essere 16, io l'ho vista mappata su un sito che tra l'altro riporta anche per ogni breast unit anche delle associazioni di riferimento per la cura e il benessere della salute della donna. Sono 16 in regione Piemonte, c'è un PDTA un po' stagionatino che prevede l'elenco dei centri di senologia multidisciplinare accreditati come tali. Poi ci sono alcuni centri che sono sotto monitoraggio da tempo memore, perché non hanno raggiunto i livelli minimi previsti dalle linee guida. Esatto, era qui quando finirà questo monitoraggio noi... Volevo arrivare, no? Perché visto che siamo oncologia in concreto, magari uno butta lì due idee che possono anche essere, perché uno potrebbe magari fare un'analisi di quello, una mappatura di quelle che sono le breast units attuali, che quindi hanno tutte le caratteristiche, incrociare questo dato con la popolazione e magari poi si scopre che c'è una concentrazione di breast unit in una determinata zona e magari altre sono scoperte. Ma e quindi la donna si rivolge anche a potrebbe, breast unit, diciamo. Esatto, ma si potrebbe magari utilizzare parte dei fondi del PNR per ampliare le breast unit. Sì. Se è necessario, la questione... oppure arricchire le singole breast unit, ad esempio, di quelle figure che possono mancare. Sì, secondo me le case di comunità, i medici che sono sulla breast unit in realtà lavorano su 3-4 ospedali, certo, perché manca il personale. Capito? Quindi forse quello però è un problema, è un problema che possiamo risolvere noi. Dato il consiglio regionale a parlare, prego. Dicevo, il problema degli psicologi è proprio quello che ha citato lei adesso, che mancano i medici, figuriamoci se le aziende hanno la forza di assumere. Mancano, certo. Infatti il problema secondo me è dei medici. Psicologi invece ci sono, perché ce ne sono tantissimi. Maria Vittoria, cioè, sono medici. Sono pronto soccorso di 18 medici. Però sono il pronto soccorso. Medici? Sì. No, certo, però dicevo sugli psicologi. Sono sotto di 18 medici. Infatti per quanto riguarda il problema del PNRR, secondo me è quello. E quindi lo psicologo quello è un hobby. Quindi anche costruire per ora la presenza di queste presso altri campi, non so, magari una chiacchierata, questi sarebbe, io penso, nella prevenzione delle depressioni postpartum, eccetera. È difficile ipotizzare a livello strutturale questa figura, nel senso che ci si va poi a un po' a schiantare, diciamo così, con il problema attualissimo della carenza di medici, della difficoltà di reperire, assumere medici. Quanti bandi abbiamo visto, soprattutto nelle ASL, andare deserti o quali deserti? Perché mancano delle professionalità, oppure professionalità che esistono, ma quel bando lì non lo vogliono fare, e chiediamoci perché. Quindi tutta una serie di cose. Ma scusami Loredana, noi come associazione prevenzione cura di tumori in Piemonte per lo più facciamo visite di prevenzione dei tumori della cute. Bene, abbiamo bisogno di fare visite, mancano i medici, sì, questo è noto. Allora io ho pensato di fare una furbata, ho detto facciamo un avviso europeo e offriamo, abbiamo anche ricevuto in eredità un appartamento, quindi offriamo a un medico romeno, bulgaro, non lo so, io pensavo, offriamo a un medico di qualunque natura la casa, lavoro a tempo pieno, insomma a me non sembra che sia una cattiva opportunità. Sapete in quante hanno risposto? Zero. No, ma dai. Perché se non hanno... Dermatologi hanno risposto zero, in questo senso, posso mica mettermi io a visitarli. Ma anche d'altra parte il botulino viene magari in un quarto d'ora guadagni 500 però 600. Attenzione a non alimentare il fenomeno, poi dico, qualcuno magari dirà no, non lo dire, lo dico del fenomeno dei medici gettonisti, che insomma è stato riportato anche poi sulle principali state, vengono reclutati al doppio della cifra, brava, è così, è così. Però dobbiamo risolvere assolutamente questa problematica, o comunque come regione dobbiamo assolutamente come regione disincentivare questo fenomeno dicendo in pronto soccorso ci vai a lavorare, noi ti diamo la premialità a livello nazionale, io penso, spero che sia in tutti i programmi delle forze politiche il fatto di andare a dare un'indennità in più a chi lavora magari nell'ambito dell'emergenza urgenza,
però mi lavori sotto il sistema sanitario, non che il pronto soccorso mi rimane vuoto e io poi ti do e invece la cooperativa che va. Perché io ho paura che questo fenomeno poi possa ripercuotersi sulle case di comunità. Perché se oggi noi sappiamo che ci sono 200 milioni destinati al Piemonte per le case di comunità, dall'altra parte non sappiamo chi ci andrà a lavorare. E colgo il tuo intervento di questa mattina. Cioè, se noi dobbiamo parlare di oncologia di prossimità, che è il futuro, noi dobbiamo portare anche l'oncologia fuori dall'ospedale. Cioè la donna, l'uomo, chi soffre di queste patologie deve sapere che anche sul territorio o anche a domicilio troverà il servizio. Ma dentro le case di comunità chi troverà? Medici che sono la prolunga delle breast unit, io auspico che sia così, quindi personale sanitario prolunga delle breast unit all'interno delle case di comunità, o troverà magari personale meno formato, magari appartenente ad una cooperativa, perché non troveremo i medici da metterci dentro, perché il PNRR risolve il problema delle strutture, non del personale, e lì la regione deve agire, perché non è possibile che ancora oggi ci si trovi in assenza di un piano sociosanitario, non ci sia programmazione in regione rispetto al futuro. Non è una polemica, nel senso che manca da tanto, eh. Per cui insomma siamo responsabili tutti, anche probabilmente... Gallo, ti dicevo, però guarda, io ho parlato del personale per buttarti proprio l'assist sul personale, visto che voi comunque avete questo progetto. Ci conosciamo da 10 anni, ero pure 20. Dava l'asilo, 15. Esatto. Sì, da tanto. Lei era all'asilo, infatti. Io non andavo a prendere l'asilo. Lavoravo. E quindi c'erano dei problemi, all'epoca avevo 20 anni, c'erano dei problemi, poi ho fatto altro nella vita, torno in regione, gli stessi identici problemi, cioè non è che è proprio un problema. Solo si sono stagionati. Si sono cronicizzati per rimanere nel noi tema. Li risolvavamo, li abbiamo ricausati. Esatto. Noi puntiamo solo il dito per adesso. No, è più facile. Ma nella sanità è facile puntare. Dire che non è sufficiente. Cioè serve proprio un cambio di mentalità, ma anche a livello massimo. Torniamo al mio punto iniziale, perché bisogna parlarsi e spiegare. Perché la sanità richiede una sola cosa, programmazione. Programmazione per le competenze, quindi medici, infermieri, programmazione nel costruire l'ospedale, programmazione nel trovare i soldi, programmazione nel fare quei budget che sono sufficienti ad affrontare quello che verrà. Se manca la programmazione, tu sei sempre di rincorsa. Se sei di rincorsa, non puoi rispondere in modo adeguato ai bisogni. Non ce la fai. Cioè, se oggi noi sappiamo che mancano i medici, ma come possiamo pensare che fra 3 anni, 4 anni, 5 anni abbiamo dei medici? Non li avremo. Perché fare il medico richiede un percorso formativo non solo accademico, ma anche di ospedale, perché dove ti fai le ossa, di un certo numero di anni. Quindi, abbiamo 10 anni davanti, esattamente. Per i prossimi magari anni patiremo parecchio. Magari leviamo il test ingresso. Magari leviamo il test ingresso. Che era stato proprio. Io sono sempre stato un grande fautore del fatto che non ci può essere in alcune aree critiche, no, un numero chiuso, ecco. non ha proprio nessun significato. Che penso che sia la facoltà per eccellenza, assieme a ingegneria, dove c'è una selezione naturale. Esatto. Dico dai primi anni, dei primi mesi, ovvio, magari i primi anni, il primo anno, il primo biennio, bisogna adeguare un po' tutto il comparto ospedaliero, aule, professore. Ma poi alla fine la cosa si riduce da sé. Certo, come sempre. Quindi è una reminiscenza delle generazioni. E poi forse anche qui, per tornare al punto che diceva Sara, forse un po' di semplificazione ci vorrebbe. Cioè, un percorso di studi decennale è tanta roba. Sì, però e non sempre. Proprio non lo aggiustiamo noi come motore sanitario. No, non lo aggiustiamo noi come motore sanitario, però visto che siamo qui e parliamo e mettiamo anche... ci sono delle soluzioni immediate, però alcune professionalità fortunatamente già un po' negli anni l'hanno slegato la medicina. Allora, noi vi ringraziamo tanto, grazie. Siamo a vostra disposizione. Mi sento di parlare anche per le altre associazioni rappresentate, siamo a vostra disposizione, se volete venirci a trovare nelle nostre sedi, tra l'altro lei e io condividiamo lo stesso ospedale come sede, il San Giovanni Vecchio. Ok. Dove è nata l'oncologia? Beh, questo
è da dire, la patologia torinese è nata. Nata lì, tra l'altro chi fondò, e non, ovviamente non fui io 40 anni fa a fondare l'Associazione Prevenzione del Tumore, fu Leonardo Caldarola, con grande, grande lungimiranza, perché 40 anni fa non si parlava ancora di prevenzione. Lui diceva che l'arma più importante è proprio la prevenzione 40 anni fa. Così. Ma anche prevenzione, lo diciamo anche in, altre, in altri campi medici, nello stile di vita. Perché ah, cioè, la prevenzione primaria, deve cominciare dalle scuole. Associazioni, sfruttate i comuni dove siete ubicati. Per entrare nelle scuole, perché a volte anche è più complesso per noi regioni entrare a tappeto in tutte le scuole, invece se ci sono delle associazioni sensibili, territorialmente sfruttare questa, questa vicinanza territoriale. Però mi sento di dire, allora noi prevenzione tumori facciamo le visite delle acute a Torino. Sono nell'alimentazione. Se noi scomparissimo da un giorno all'altro aumenterebbero di 8 mesi i tempi di attesa, aumenterebbero tanto. Non prendiamo un euro dal pubblico, noi non siamo qua a chiedere denaro, però in effetti se dobbiamo organizzare a tappeto corsi ai ragazzini di prevenzione primaria, no, questo nel vostro caso ci mancherebbe, però tre soldi li dobbiamo avere, se no non ce la facciamo, fisicamente non ce la facciamo, ce lo faremmo anche, ma senza acqua la papera non galleggia, uno dei che carina questa rosa. No, io per fortuna ho tante signore molto age, associate, che quando passano a miglior vita qualcosa ci lasciano, però non è mica che posso mettere ad ammazzarle. Amministratrice comunale, nel mio comune due volte all'anno apriamo letteralmente le porte del comune, che diventa un poliambulatorio, e facciamo screening a tappeto l'8 di dicembre su varie patologie e l'8 di marzo su tutte le patologie femminili, con la nostra ASL, i vari poliambulatori. Però è una volta all'anno, però non è che riconosciamo quello che va riconosciuto, nel senso, quindi poi come torniamo al discorso di prima, dipende dalla sensibilità dell'istituzione che incontri, dipende quanto l'istituzione vuole in effetti investire su quello. Io penso che poi in Piemonte serva uno slancio in più, proprio perché il nostro territorio frammentato, no? Anche sì, a prevalenza montana, per cui immaginiamo tutti quei territori dove magari l'informazione e la prevenzione non possono arrivare, ed effettivamente forse la soluzione delle unità mobili, che è stata illustrata tra l'altro stamattina nell'altra sala, è un'ottima soluzione. Facciamo fare il documento in sintesi a lei, che brava! Adesso vi accompagno, quando usciamo vi facciamo vedere il nostro ambulatorio mobile, faccio vedere anche te. Esatto, perché questa mattina non ho avuto tempo, ecco. Adesso, grazie per avermelo ricordato. Quella è una bella, una allora, intanto salutiamo il consigliere Fumagalli. Consigliere, buongiorno consigliere, che ci segue molto spesso quando facciamo iniziative in Lombardia. Grazie per essere con noi, molto sensibile alle tematiche salute. Noi abbiamo fatto una lunga disquisizione, Oncologia in concreto vuole essere una porta aperta, ma con te ce l'abbiamo già, nei confronti delle istituzioni per portare le nostre istanze, le nostre che non sono le nostre, sono le istanze delle associazioni di pazienti e dei pazienti. Quindi questo è un po' irrazionale. Quindi a te lasciamo le conclusioni. Io vi chiedo scusa, devo scappare con altre cose. E ragazzi, chi lo accompagna a vedere l'ambulatorio mentre siamo? Grazie, grazie a tutti. Ciao. Ci vediamo in audizione in quarta commissione. Sì, sì, facciamo la domanda. Ciao, grazie. Grazie. Ciao. Arrivederci. Ma è muto. Però è muto. No, ecco qua, c'ho il microfono adesso, scusate che non l'avevo attivato. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Ma dicevo, più che le conclusioni, volevo accennare qual è che era la situazione della Lombardia, che un po' lo si è visto con il Covid, dove accanto effettivamente a delle realtà di eccellenza che sono assolutamente innegabili, però si è poi dimenticata quella che era tutta la sanità di tipo territoriale, purtroppo ne abbiamo pagato le conseguenze con il Covid, ma soprattutto si era spostata sulla cura e si era un po' lasciato perdere quella che era la prevenzione. Addirittura c'era chi diceva che il medico di famiglia, insomma, era una figura superata. Adesso lentamente stiamo facendo la marcia indietro con le case della comunità, ne sono previste 200, qualche donna è neanche partita, eccetera, eccetera. Ebbene, però è evidente che, come dice il proverbio, prevenire è meglio che curare, e però c'è la necessità effettivamente
di fare non solo prevenzione dal punto di vista oncologica, ma anche sostanzialmente in tutte quelle che sono le malattie e anche andando a vedere quelli che sono gli stili di vita. Ora, se io guardo alla mia zona, io abito nella cintura milanese, è evidente che sia una delle più inquinate non solo d'Italia, ma di tutto il pianeta. Quindi voi potete immaginare... La Cina! Ma certo, cioè, le statistiche, la Brianza è una delle... Ma perché c'è l'inquinamento da un punto... Al di là che abbiamo un'urbanizzazione elevatissima e purtroppo la mia provincia, Monza Brianza, è quella maggiormente urbanizzata. Poi ci passano camion, auto, eccetera, eccetera. Abbiamo un'industrializzazione che ci ha portato benessere, ma è evidente che ci porta inquinamento e inquinamento significa anche evidentemente malattie respiratorie e con questo anche il tumore. Ora, io non voglio scendere poi dopo in un ambito di polemica, come possiamo dire, è l'inceneritore porta... Allora, non voglio arrivare a dire questo, però è evidente che nella mia zona ci sono problemi seri a livello respiratorio. E allora, a questo punto non è solo il discorso facciamo a casa della comunità... Che va benissimo, spieghiamo qual è lo stile di vita ideale, la dieta ideale, eccetera, eccetera, tutte cose che ancora non ci sono, ma prima o poi arriveranno e speriamo arrivino presto. Ma anche qualora arrivino, rimane il problema della mia zona, che è altamente inquinata e quindi bisogna in qualche misura ridurre. Ora, io leggevo proprio nei giorni scorsi un'indagine scientifica, evidentemente, la quale diceva che la diffusione del Covid era anche commisurata al PM2,5 eccetera eccetera, le polveri sottili. Allora, tanto è una ricerca scientifica, ma anche qui non voglio solo fare polemiche, voglio semplicemente dire che non è più quello il discorso di sanità d'eccellenza, no, ci vuole la sanità territoriale e dobbiamo insistere perché ancora non ce l'abbiamo. Non è solo la cura, ma è la prevenzione, e la prevenzione non è solo corretti stili di vita alimentari e quant'altro, correre, fare ginnastica eccetera eccetera, ma anche vivere in un ambiente che sia compatibile con quello che è il nostro stile di salute e che eviti quelle che sono le malattie respiratorie. Purtroppo nella nostra zona ne abbiamo tantissime, essendo una delle zone più inquinate del pianeta. Da altre parti magari ne avranno diverse, però il nostro ambiente lo dobbiamo tutelare. È inutile spendere i soldi del PNRR in attività che possono consistere nel potenziamento della medicina territoriale e quant'altro, se poi non si rimuove la causa evidentemente di quelle che sono le malattie, come per l'appunto un ambiente che ormai ci è ostile. Il Covid è una di quelle, come possiamo, determinazioni dell'ambiente che con uno sviluppo enorme di quelle che possono essere virus e quant'altro, purtroppo ci ha colpiti. Le malattie oncologiche evidentemente sono una di quelle malattie. Io ci ho perso il fratello proprio un paio d'anni fa, se n'è andato in 2 mesi, non fa neanche in tempo a diagnosticarlo, ed è evidente che tutti noi dobbiamo farne il conto, e non è facile fare la prevenzione, bisogna fare assolutamente investimenti in tal senso, anche perché poi dopo curare con i risultati che magari non sono mai dei migliori non è così facile e costa tantissimo. Se pensiamo che costa 100.000 euro, dicono, mediamente curare un malato di cancro. Quindi si dovrebbe cercare di fare prevenzione e veramente avere un ambiente che è compatibile con quello che è il nostro stato di salute. Dalla Lombardia vi dico questo perché purtroppo sembrano... Grazie mille, grazie del tuo intervento, non sentiamo, adesso ti grazie sentiamo. Grazie a voi. Grazie, ciao. Grazie, okay. Alla prossima. Grazie.